Flip-flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Sta bene! Skateboard. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing velocissimo andrà. Forza, Flop, dobbiamo andare velocissimi. Velocissimi, d'accordo. Ciao, Flop. Ehi, ciao, Budget. Bing! Bando! Che forza, Pando! Tu hai uno skateboard! Posso farci un giro? Ok, prima però ti faccio vedere come si fa! Guarda! Ciao, Bing! Ciao, Paget! Flop! Pando ha detto che posso farci un giro, quindi andrò super veloce! Ah, super veloce! Sì! Beh, allora vediamo come fa Pando. Io lo so come si fa. Tu vai. Ok. All'inizio sarebbe meglio andare piano, Bing. Andare sullo skateboard può essere pericoloso. Eccomi! Tocca a me! Devi fare così! Oh! Ops! Pando. Tirati su, Pando! Perché prima non spieghi a Bing come deve fare? Sì! Sì, dai, spiegamelo! Ok, ci sali sopra. Poi ti metti in questa posizione. Ti pieghi. Mi piego. E fai così. Braccia. Poi le braccia. E poi ti spingi! Ora posso farci un giro, Pando? Sì, certo. E ti servirà questo? Ecco, fatto. Pronto? Sì. Bene, tieni. Ok, ecco, un attimo, fatto. Come va, Bing? Tutto a posto? Sì, grazie, Flop. Ecco qua. Attento. Coraggio. Flop! Ecco. Non mi lascia salire, Flop. Oh, forse può aiutarti, Pando. Sì, metti i piedi così, Bing. Ok. Ecco, Bing. Traballa tutto. Piano, non devi avere fretta. Esatto, Bing. Coraggio, andiamo. Devi darti la spinta, Bing. Usa il piede destro. Piano, Bing. Spingi. Spingi! Ce l'hai fatta! Hai visto, Flop? L'ho fatto andare. Sì, ho visto. Coraggio, Bing. Adesso puoi andare più veloce. Mi piego. Braccia. Mi spingo. Sì! Oh, sì! Ok. Sì. Mi piego. Braccia. Mi spingo. Pando! Bing! Pando! Che ne dici di riprovarci, visto che qui non è in discesa? Voglio andare di qua. Beh, ok. Mi spingo. Sto andando! Guarda, Flop! Sì! Sì! Troppo veloce, troppo veloce! Bing! Bing! Caspiterina! Stai bene? Andava troppo veloce! Beh, non preoccuparti, non è successo niente. Non mi è piaciuto per niente. Povero Bing. Le ginocchia stanno bene? Sì. Le braccia? Sì, solo un po' doloranti. Andava troppo veloce, Flop. Sì, andava molto veloce. Na, 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 na.
I soccorsi! Na, 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 na. Panda. Coraggio, Bing, sali sull'ambulanza. L'ambulanza non andrà troppo veloce. Solo un po' veloce. Pando. Ok, non troppo veloce. Allora, che ne dici? Ok. D'accordo. Coraggio, si sale. Vieni. Ecco fatto. Na, na, molto bene, Pando. Na, 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 na. Siamo quasi arrivati. Molto bene. Vuoi fare un altro giro, Bing? No, cadrei sicuramente. Tutti all'inizio, quando imparano, cadono. È vero. Io sono caduto e ho sbattuto dappertutto. Ho sbattuto qui e qui e qui e qui. Pando. Vuoi riprovarci, Bing? Non andrà troppo veloce in questo vialetto pianeggiante. Ok. Oh. Ti pieghi. Braccia. E ti spingi. Guardami, Flop. Ci sto andando. Molto bene, piccolo Bing. Continua così. Bene. Ora tocca di nuovo a me. Ho provato ad andare sullo skateboard di Pando, ma è difficile, perché puoi tenerti solo con i piedi e fai hop, ti pieghi, braccia e ti spingi. E poi è andato troppo veloce e sono caduto per terra e non mi è piaciuto per niente. È bello andare sullo skateboard, ma io ho dovuto provarci e riprovarci e poi sono caduto. E poi ci ho provato e riprovato di nuovo. Ui, andare sullo skateboard è una cosa da Bing. Vieni, Flop! Arrivo, Bing. Coco! Ciao, Bing. Ciao, Charlie. Ciao, Bing. Ciao, Bando. Ciao, Bando. Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Farfalle. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing con i suoi amici dipingerà. Oh, guardate! Una farfalla! Oh. Sì! Oh, eccola! Non sta mai ferma! Bellissima! Guarda, è sul foglio di Sula! Oh, io adoro le farfalle! Guardate! Dai, vieni qui! Guarda! Dove sta andando? Forse ora è stanca! Possiamo tenerla? No, non possiamo tenerla. Le farfalle non vivono dentro casa. Flop ha ragione. Deve stare fuori, con i fiori. Guarda! Sta volando via! Dai, cerchiamo di prenderla. Forse vuole uscire, Flop. Credo che tu abbia ragione. Proviamo ad aiutarla. Cosa sta facendo? Da lì non si passa, farfallina. La prendo io! No. Fa piano, Pando. Devi stare attento alle farfalle. Sono molto delicate. Apriamo le porte e tutte le finestre. Così la farfalla troverà l'uscita. Sì, andiamo! Sì! Facciamolo! Andiamo, farfallina. Ora puoi uscire da qui. Dai, farfallina, i fiori sono da quella parte. Dov'è andata ora? Non riesco a vederla. Farfallina, dove sei andata? È andata via da sola. Credo di sì. Quindi siamo stati bravi ad aiutarla? Che ne dite? Ma a me piaceva. Anche a me. Lo so che era bella. Ma noi possiamo dipingere delle farfalle. Sì! Che bello! C'è un modo molto bello per dipingere le farfalle. Ci serve un foglio di carta.
e dipingiamo soltanto da una parte. Mm-hmm. In questo modo. E ok. Così. Ora piegatelo. Pieghiamo. Premetelo. E adesso apritelo. È una farfalla. Possiamo rifarlo? Sì, possiamo fare un altro. Ma prima mettiamo questi fuori ad asciugare bene. Sì. Oh, andiamo, Bing. Oh, non è grave, Bing. Posso pulire tutto da solo. Oh, buona idea. Farfallina, vieni qui. Ti aiuto io. Ho trovato la farfalla. Oh. Oh. Voglio vederla. Oh, fammi vedere. Qui, nascosta nella mia mano. Oh. Ecco qua, farfallina. Sei all'aperto ora. Scusa, ma perché non sta volando via? Oh, tesoro. Che cos'ha che non va? Beh, lasciami guardare. È morta. Sì. Oh, sì. Penso che lo sia. Oh, no! Bing, sì. L'hai spiaccicata. Non l'ho spiaccicata. Sono stato molto attento. Falla rivivere, Flop. Non posso, Bing. Oh, povera farfallina. Oh, sì. Io volevo aiutarla ad andare fuori. Sì, lo so, Bing. Tu volevi aiutare la farfalla, Bing. Sì. Ma penso che forse l'hai tenuta un po' troppo stretta. Che cosa ne facciamo adesso, mamma? Beh, quando qualcuno muore, è bene seppellirlo e dirgli addio con amore. Sì, questa è una buona idea. Ecco, questo è un buon posto. In mezzo ai fiori. Oh. Cosa stai facendo, Flop? Preparo un posto accogliente per la farfalla. Un lettino per la farfallina? Sì. Oh. Ora dobbiamo dire addio alla farfallina. Addio, farfallina. Addio, farfallina. Addio, farfallina. Oh, addio. Bing, addio. E grazie per aver illuminato la nostra giornata. Sì. Sì. Ed è per questo che noi ti ricorderemo. Sì. Povera farfallina, si sentirà sola. Oh. Bing, le nostre farfalle dipinte potrebbero essere sue amiche. Oh, sì, sì. Penso che alla farfalla farebbe molto piacere. La mia farà molta compagnia alla farfallina. Va bene, andiamo ad attaccarli. La voglio mettere qui, accanto a lei. Eccoti qua, farfallina. E la mia la metto qui. Oh, guarda, stanno tutte sbattendo le ali. Che bello! Sì, è bellissimo. Sì, ora la nostra farfallina non sarà più sola. Oh. Molto bene, piccolo Bing. Mentre dipingevo, una farfallina è entrata in casa. Volevo solo aiutarla a tornare di fuori, ma l'ho tenuta troppo stretta e l'ho spiaccicata. Flop non poteva farla rivivere e questo mi ha fatto piangere. Allora l'abbiamo seppellita in mezzo ai fiori e le abbiamo detto addio. Poi le abbiamo dato i nostri disegni. Se entrerà in casa un'altra farfallina, la lascerò andare fuori tutta da sola. Le farfalle sono una cosa da Bing. Mi ricorderò sempre della nostra farfallina. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sura! Qualcuno di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Il puntisauro. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing un disegno farà. Questa è la nostra casa e questa è la casa di Pando.
Oh, non entra nel foglio. Mm. Non abbiamo dei fogli più grandi. Però noi abbiamo questi. Oh, i gessetti grandi. Proprio quello che ci serve. Dove stiamo andando, Flop? Qui fuori hai abbastanza spazio per fare un disegno molto grande. Dove? Lì. Puoi disegnare sul marciapiede. Ma non l'ho mai fatto, Flop. Non c'è problema. Provaci. Qui. Ok. Oh, che cos'è? È un occhio. Un occhio? Oh, un occhio molto grande. Sì, è un occhio di dinosauro. Oh. Il mio dinosauro ha delle zampe grandi, così può fare dom, 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 dom. Ah, e quello che cos'è? È una lunghissima coda che fa... Dam, dam, dinosauro. Ora la testa grande, grande. E poi... Oh, so che cosa sono. Denti grandi, grandi per fare... Tranquillo, Flop, non ti mangerà. Oh, sì. Mm-hmm. Flop, che cosa mangiano i dinosauri? Dipende, Bing. Alcuni dinosauri mangiano le piante. Mm. Altri, invece, mangiano altri dinosauri. Al mio dinosauro piace il gelato di fragole. Gnam, 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 gnam. Ah, sì, il gelato, sì. Gnam, gnam, gnam. Oh, gli piace proprio tanto il gelato. Sì. Flop, da dove vengono i dinosauri? Nascono dalle uova. Come quelle che mangiamo a colazione? Sì, però quelle di dinosauro erano molto più grandi. Grandi così? Sì, ma all'incirca così. Ok. Tu fai quelli, Flop. Oh, ok. Allora, punto, punto, punto e punto. Qual è il prossimo colore, Bing? Blu, per le strisce. Tranquilla, lui mangia solo il gelato. Oh. Serve altro? Il viola, per i zigzag sulla schiena. Zigzag, zigzag. Ciao. Direi che è molto a zigzag. Ciao, Paget. Ciao, Flop. Ciao, Paget. Bing, hai fatto un bellissimo dinosauro. Ma guarda che belli zig e che meravigliosi zag. Devi stare attenta, sono molto appuntiti. Grazie, Bing. Paget. A più tardi. Ciao. Finito. Oh. Gli facciamo una foto, Flop? Certo, prendo il telefono. No. Posso vedere la foto? Oh, guarda il mio dinosauro. Sì, è un puntisauro. Flop! Oh, non ci voleva. Ne facciamo un altro. Sì, ma non adesso. Lo faremo più tardi perché sta cominciando a piovere. No, il dinosauro sta scomparendo. È vero, sta scomparendo. È per la pioggia. Prendo un ombrello. Che peccato. Puoi tenere asciutta quella parte? Oh, non possiamo tenere per sempre asciutto il tuo dinosauro. Sta piovendo e ai gessetti non piace l'acqua. Il tuo dinosauro è troppo grande per essere riparato dai nostri ombrelli. Oh, no. Su, vieni, Bing. Guarda, Flop, la sua coda è scomparsa e ora anche le zampe. Oh, ha smesso di piovere. Il mio dinosauro è scomparso completamente. Già.
Ma io voglio che torni dove era prima. Il tuo dinosauro non può tornare, Bing. Era fatto coi gessetti. Ma potrai sempre averlo, perché gli abbiamo fatto una foto. Ricordi? Sì. Oh, guarda, Bing, l'occhio del tuo dinosauro è ancora qui. Quello non è più un occhio. No. Tieni. Oh, ora è un uovo di puntisauro. È vero. Molto bene, piccolo Bing. Ciao. Ho fatto un disegno sul marciapiede e non è una cosa brutta se lo fai con i gessetti. Così ho disegnato un dinosauro e era un grande, gigantesco puntisauro. Ma poi è piovuta tantissima acqua e il mio grande, grosso dinosauro è stato tutto lavato via e io ero triste. Allora ho fatto un altro disegno. Era un grande uovo di puntisauro. I gessetti non durano per sempre, ma va bene lo stesso perché puoi sempre disegnare qualcosa di nuovo. Disegnare dinosauri è una cosa da Bing. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Patate. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, Bing con Sula oggi del giardinaggio farà. Oh! Guarda cosa abbiamo qui. Siamo fortunati oggi. È un tesoro? No, Bing. Patate? Sì, Sula. Ho piantato delle piccole patate in primavera. Oh. E ho concimato per bene la terra. Oh. E poi sono cresciute come te e te. Ma come? Ho badato a loro molto attentamente. Possiamo mangiarle? Certamente, ma dobbiamo prima cuocerle. Ma sono tutte sporche. Non fa niente. Portiamole dentro. Oh, possiamo usare il camion di Pando, Amma. Buona idea! Bing, guarda! Oh, questa ha una faccia sola. E sta sorridendo, Bing. Noi le piacciamo. Sì! Beh, ha veramente un gran nasone. Patata Nasuta. Ciao, Bing. Piacere, io sono Nasuta Patata. Ciao, Nasuta. Non possiamo mangiare Nasuta, Amma. Non potremmo mai farlo. Dobbiamo badare a lei. Sì, per tutta la vita. E lo faremo molto attentamente. Ma le patate purtroppo non durano per tutta la vita. Perché no? Perché se non le mangi, dopo un po' vanno a male. Oh. E bisogna buttarle via. Stai tranquilla, Nasuta. Non ti butteremo via. Andiamo, Nasuta. Oh! Abbiamo una patata. Si chiama Nasuta. Ciao, Nasuta. Sembra una patata molto felice. Lo è. Ci stiamo occupando di lei. Facciamole vedere la casa, Bing. Sì. Ti piacerà qui, Nasuta. Abbiamo anche lo scivolo. Ecco qua. Grazie, Flop. Andiamo, Nasuta. Questo è troppo largo, Sula. Potrebbe cadere. Oh, a Nasuta serve un passeggino. Sì! Oh, questo qui, Bing! Ecco qua, Nasuta. Questo è il tuo passeggino. Questo qua è il bagno. Devi fare il pipì, Nasuta? No, grazie. L'ho già fatta. Non preoccuparti. Oh, ma ho fame. Oh, dai, prepariamo un tè. Andiamo, Nasuta? Sì! Nasuta, siediti per bere. Scusa. Ecco il tuo tè, Bing. E il latte per te, Nasuta. Cosa mangiano le patate, Sula? Broccoli e... torta al cioccolato.
Nom, 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 nom. Grazie, Sula. Ora lei vuole giocare. Che cosa giochiamo? Oh, lo scivolo! Ma è troppo piccola, potrebbe aver paura, Bing! Ci vado io con lei. Ui! Le piace, Sula! Tocca a me! Ok! Vieni da me, Nasuta! Oh! Oh! Le piace proprio! Ancora di nuovo! Vuole andare più veloce stavolta! Vroom! Vroom! Fai attenzione, Bing! Non preoccuparti! Vroom! Oh! Prendila! Nasuta! Oh no! Nasuta! Le abbiamo rotto il naso! Oh. Bing, che succede? Si è staccato il naso, Flop! Oh, non ci voleva! Dov'è finito? Oh, l'ho trovato, Bing! Oh, sì! Ora possiamo aggiustarla! Non si attacca, Bing! Oh, abbiamo rotto una suta! È stato un incidente, Bing! Oh, guardate quante patate ho raccolto! Oh, tesoro! Cos'è successo a Nasuta? Non siamo stati attenti e si è rotta. Sì. Cosa possiamo fare, Amma? Beh... Per favore, non buttarla via. Non lo farò, Bing. Ma ricorda, le patate non durano per sempre. Lo sai, c'è qualcos'altro che possiamo fare. Possiamo farle ricrescere il naso. Non si può, Sula. Oh. Ma... Ricordate come sono cresciute piano le mie patate? Come te e te? Bene, se piantiamo Nasuta e il suo bel naso, possiamo far crescere delle nuove patate. Aspettate un secondo. Povera Nasuta. Nasuta. Ecco, mettiamo Nasuta in questo vaso e il suo naso in quest'altro. Le piacerà stare lì dentro? Sì, è molto accogliente quel vaso. Vaso con naso. Ci occuperemo di loro molto attentamente finché cresceranno. Sì. Molto bene, piccolo Bing. E molto bene anche tu, Sula. Io e Sula abbiamo trovato una patata molto buffa e l'abbiamo chiamata Nasuta. E le abbiamo dato broccoli e torta al cioccolato. Ma... abbiamo dimenticato di trattarla molto delicatamente e il suo naso si è staccato. Allora, Amma ci ha mostrato come far crescere nuove patate da Nasuta e il suo naso. Li abbiamo messi al sole e annaffiati e aspettato. Nasuta non è durata tanto. Ma guarda, sono già nate delle nuove patate. Coltivare patate è una cosa da Bing. Guarda, piccole Nasuta! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno va di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Stivali di gomma. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, un lavoro per Flop oggi Bing farà. Posso aiutarti, Flop? Certo, ho giusto un lavoretto per te. Dobbiamo portare fuori la spazzatura. Ok, Flop, sono un bravo aiutante. Bravissimo. Tutto bene, Bing? Sì. Oh, ha piovuto tanto. Metti gli stivali di gomma, Bing. Ciao, stivali di gomma. Ho un lavoretto per voi. Ciao. Ciao. Ora dovete venire fuori e tenermi i piedi asciutti. Esatto. I tuoi piedi saranno comodi e asciutti lì dentro. Pronto, Bing? Sì! Pronto! Andiamo! Aspetta un momento! Ok, Bing. Ora puoi mettere la spazzatura nel bidone. È
disgustosa. Già, la spazzatura può essere un po' disgustosa. Adesso chiudi il coperchio. Flop, non hai ancora messo la tua spazzatura nel bidone. Ah, questa non va nel bidone, Bing. Questa si può riciclare. Che vuol dire biciclare? Riciclare. Alcune cose non vanno buttate via. Possono avere un'altra funzione. Come questa bottiglia. Oh, è tutta schiacciata. Sì, ma può essere trasformata in un nuovo oggetto di plastica, come una tazza. Oh, come la mia tazza pinguino? Sì, esattamente. Oh, bottiglia intelligente. Proprio così. Questo che cosa diventerà? Forse diventerà un secchio. Oh. O uno scopino per il bagno. Sarai uno scopino per il bagno. Sì, un riciclo davvero fortunato. Andiamo. Dobbiamo proprio entrare, Flop. Ai miei stivali piace stare qui fuori. Splash, 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 splash. Ok, Bing. I miei stivali vogliono andare di là. D'accordo. Che cos'è, Flop? Andiamo a scoprirlo. Venite, stivali, andiamo a scoprirlo. Splash, splash, splash. Una lumaca! Flop, è una lumaca! Oh, sono state le lumache a fare queste scie. Di ciao alla lumaca, stivaletto. Ciao! Ciao! Flop, perché ci sono così tante lumache? Alle lumache piace il terreno bagnato. Oh, e i fiori? Anche ai fiori piace essere bagnati. Oh, sì. I fiori adorano essere bagnati, Bing. Come i miei stivaletti. I miei stivaletti adorano bagnarsi. Splash, 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 splash. Loro adorano fare splash, splash. Stivaletti, facciamo un enorme splash. Splash, splash. Flop! Bing. Ho un piede tutto bagnato! Diamo un'occhiata. Devi tirare più forte, Flop. Guarda! Lo stivale si è riempito d'acqua. Vedi? È da qui che è entrata l'acqua. Stivaletto, tu puoi solo bagnarti fuori, non dovresti bagnarti dentro. Puoi aggiustarlo, Flop? Non credo sia possibile. È arrivato il momento di comprarne un paio nuovi, Bing. Ma io adoro i miei stivaletti, Flop. Non voglio assolutamente che li butti via. Il bidone è puzzolente e disgustoso. E ai miei stivaletti non piacerebbe. Ok. Posso tenerli? Certo, così non li dovremo gettare nell'immondizia. E forse potremo trovargli una nuova funzione. Davvero? Che tipo di nuova funzione? Non lo so. Andiamo a dare un'occhiata, ti va? Ok. Oh, prima togliamo quel calzettone gocciolante. Così va meglio. Tieni, prendilo tu. Che bella sensazione, Flop! Splash, 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 splash! Lumaca! Ti ho trovato una nuova casa! Entra, lumaca! Beh, credo che alla lumaca piaccia stare nel suo guscio. Guarda! Oh. È perfetto! Oh, è vero! Questa è la cosa adatta per il mio stivaletto. È davvero molto carino, Bing. Hai riciclato il tuo stivale trasformandolo in un vaso stivaletto. Vaso stivaletto! Sei contento? Sei stato biciclato! Riciclato! Ora ho una nuova funzione. Molto bene, piccolo Bing. Molto bene, caro stivaletto. Ho aiutato Flop con la spazzatura e poi l'ho aiutato anche con il riciclo. E poi ho portato i miei stivali di gomma fuori nell'acqua. A loro piace star fuori nel bagnato, ma dentro mi tengono i piedi belli caldi e asciutti. Ma poi...
Nel mio stivaletto si è creato un enorme buco e non andava bene. Però io non volevo metterlo nel bidone, perché al mio stivaletto non sarebbe piaciuto. Allora ho pensato di metterli dentro dei fiori, così è stato riciclato. Ed è davvero molto meglio, perché ora è diventato un vaso stivaletto. Riciclare è una cosa da Bing. A te piace la tua nuova funzione? Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sura! Qualcuno va di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Dormire con gli amici. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, questa notte Bing con Coco dormirà. Sì! Allora, messo il pigiama? Sì. Lavato i denti? Sì. E ora? E ora si fa il bush! Oh, meglio il gioco della buonanotte. Lo faccio sempre prima di dormire. Io non faccio il gioco della buonanotte. Io faccio il bush. Beh, ognuno ha le proprie abitudini. Ma quando si fa qualcosa insieme bisogna venirsi incontro. Allora, facciamo il bush. E poi il gioco della buonanotte. Sì! Qual è il gioco della buonanotte? Ora te lo spiego. Servono le topoline arcobaleno magiche. Hai portato con te anche le topoline arcobaleno? Non posso dormire senza le mie topoline arcobaleno. Io non posso dormire senza Oppity. Allora presentiamoli. Ciao! Io sono Violetta. Sono la regina di tutte le topoline arcobaleno. Le amo tutte quante immensamente. Ma lei è quella che amo di più. Io sono Oppity! Ciao! Io sono Scarlett! Ciao! Io sono Oppity! Ciao! Io sono Honey! Ciao! Io sono Oppity! Io sono Amber! Io sono Brooke! Io sono Sky! E io sono Fern! Io sono Oppity Bush! Oh, aspetta! Guarda cosa fa Amber! Devi premere questo! No! Voglio che sia una sorpresa. Te lo faccio vedere quando siamo a letto. Le hai prese tutte, Coco? Sì! Ok, ora è il momento di fare il bush! Aspetta un attimo! Non abbiamo fatto il gioco della buonanotte. Le topoline arcobaleno devono dare la buonanotte a tutto quello che c'è. Perché? Perché è il gioco della buonanotte! Andiamo! Oh, ok. Buonanotte, cassettiera! Buonanotte, cassettiera! Buonanotte, armadio! Buonanotte, armadio! Buonanotte, tende! Buonanotte, tende! Buonanotte, giochi! Buonanotte, luce! Buonanotte, tappeto! Buonanotte, libri! Sì! Buonanotte a tutte le altre cose! Ok, ora è il momento di fare il bush! Devi farlo così! Oppity bush! Fatto il gioco della buonanotte? Sì. E avete fatto il sì, wash? Sì. E ora? Favola della buonanotte. Della buonanotte. Facciamoli tutte e due. Sì, tutte e due. Buona idea. Comincia tu con i baci. Buonanotte, Coco. Grazie, Bing. Ma non devi baciare me. Devi baciare Oppity e le topoline arcobaleno. Oh. Buonanotte, Oppity. Mua. Tocca a te. Buonanotte, Oppity. Mua. Tocca a te, Flop. Va bene. Buonanotte, Oppity. Ora baciamo le topoline arcobaleno. Buonanotte, Violetta. Mua. Tocca a te ora, Bing. Buonanotte, Violetta. Mua. Buonanotte, Scarlett. Buonanotte, Oni. Mua. Buonanotte, topoline arcobaleno. Bing, non l'hai fatto con ognuna di loro? Sì che l'ho fatto. Buonanotte a tutte voi. Ci racconti la favola ora? Certo. Oh, posso avere un po' d'acqua della buonanotte, per favore, Flop? Ok. Voi due andate a letto e mettetevi sotto le coperte. Io torno con l'acqua. Spostati un po', Bing. Non ho abbastanza spazio. Hai i piedi freddi. Hai un sacco di spazio, Bing. Oh,
Dobbiamo accendere la mia lucetta gufo ora. Aspetta, spegni la luce. Ti faccio vedere il potere speciale di Amber. Ma io voglio accendere la mia lucetta gufo. Ma ti piacerà. Ecco, tienila tu. No. Ok, pronto? Sì. Guarda, adesso. Non mi piace. Perché no, Bing? È tutto buio. Accendi la luce. Premi il bottone. Perché è così buio qui? Coco ha fatto tutto buio. Deve essere buio. Perché deve essere buio, Flop? Beh... io voglio la mia lucetta gufo accesa. Coco, possiamo farlo in entrambi i modi. Sì, però non vedresti bene quello che può fare Amber. Oh, ho capito. Con la luce spenta la vedresti molto meglio. Ti va bene, Bing? No, ok. Ma solo per un pochino. Va bene. Oh, com'è luminosa. È bellissima. Visto? Te l'avevo detto che era molto bella. Amber è la mia luce notturna. Owly è la mia luce notturna. È un gufo. Flop, teniamo accese tutte e due le nostre luci. Certo. Ora, chi è pronto per la favola? Oh, io! Io! Ok. Tanto tempo fa, Hoppity Bush incontrò una topolina magica chiamata... Ciao! Coco è venuto a dormire da me e ha portato un sacco di topoline magiche arcobaleno. Un po' abbiamo fatto i miei giochi, come il Bush, e un po' anche quelli di Coco. Ma poi Coco ha fatto tutto buio e io avevo paura! Ma poi la topolina magica Amber si è accesa e così abbiamo acceso anche il mio gufo. Quando qualcuno viene a dormire da te, devi fare cose diverse prima di dormire. Devi anche andare incontro ai tuoi amici. Dormire con gli amici è una cosa da Bing. E puoi tenere anche due luci accese. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. La macchinetta delle sorprese. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing con Sula la spesa farà. Ciao, Arlo. Ciao. Andiamo, Sula. Ok. A dopo. Buongiorno. Ciao, Padgett. Ciao. Dobbiamo fare la spesa. Flop ha portato la lista. Sì, tante, tante cose da comprare. Bing, guarda. Cos'è quella? È la mia nuova macchinetta delle sorprese. Io adoro le sorprese. Oh, anche io. Mi piace questa macchinetta. Oh, ma non si vede cosa c'è dentro. Bing, per questo si chiama macchinetta delle sorprese. Oh. Guarda quello blu, sembra divertente. Oh, guarda quell'argentato, è davvero bellissimo. Invece quello verde non mi piace. Questo no. Ecco, questo. Mi piace questo arancione. Sì. Ho deciso, prendo quello. Padgett, come escono i giochini dalla macchinetta? Beh, prima dovete inserire una moneta, poi fate girare la maniglia e il giochino rotola giù attraverso lo scivolo. Oh. Aprite il coperchio ed ecco che arriva la sorpresa! Oh. Io prenderò il pupazzetto arancione. Beh, sì, Bing. Potresti prendere quello arancione oppure prenderne uno di un altro colore. Oh. Non si può sapere prima. Oh. Se uscisse sempre il giochino che si vuole, non ci sarebbe la sorpresa, giusto? No. Sì. Posso avere una moneta per la macchinetta? Per favore! Oh, anche io, per favore, Flop! Per favore! Ok! Sì! Ma prima facciamo la spesa! Oh.
Prima finirete la spesa, prima riceverete una sorpresa dalla macchinetta delle sorprese. Sì, sì, sì! Coraggio, Bing! Facciamo una spesa super veloce! Oh, bene, ecco che cosa ci serve. Latte! Lo so! Presto! Eccolo! Sì? Molto bene, Bing! Poi... dentifricio! Sa dov'è? Eccolo! Continua, poi, Flap! Carta igienica! Ecco la carta igienica! Sì! E banane! Oh. Banane! Grazie! E questo è tutto! Oh, finito! Questa è stata la spesa più veloce che abbia mai visto in vita mia! È vero! Ora ci dai una moneta? Ti prego, Flop! Okay. Che bello! Chissà che cosa ci capiterà! Eccone una per te. Oh, grazie, Flop! E una per te. Grazie, Flop! Oh, stiamo per avere le sorprese! Che bello, che bello, che bello! Io voglio quell'arancione! E io voglio quell'argentato! Ok! Argentato, rinoceronte argentato! Allora, che cos'è? Argentato! Guarda, Bingo, ho avuto il rinoceronte argentato! Oh. Guarda, Flop, è rinoceronte argentato! Oh, hai avuto fortuna! Guarda! È uscito proprio ciò che desideravi! Evviva! Sei davvero fortunata! Ok, Bing, ora tocca a te. Pronto? Pronto, Bing? Sì, prenderò quel pupazzetto arancione. Beh, forse lo prenderai. Vediamo. Ti prego. Arancione. Oh, ti prego. No! Non ti piace, Bing? Vediamo. Bing, ti è capitato quello verde? Beh, non è brutto. Io non voglio questo. A volte ti capita il giochino che desideri e altre volte no. Ma io volevo il pupazzetto arancione, Flop. Lo so. È carino quasi quanto quell'arancione, Bing. La macchinetta delle sorprese ti dà sempre una sorpresa, anche se non ti ha dato il giochino che desideravi. Io non volevo questo. Zonchi. Guardate, il mio può roteare! Sì. Questo non lo fa. Il mio non può roteare. Ma è bellissimo! Rimbalza! Avete visto? Sì! Sì! Oh, è super rimbalzante! E anche gli occhi! Beh, questa sì che è una sorpresa! Guardate! Ha anche aperto gli occhi! Vediamo se anche il mio può rimbalzare! Oh, beh, il mio non rimbalza, ma può roteare! Oh, Boing! Non sapevo che ci fosse un giochino rimbalzante nella macchinetta delle sorprese! Boing! Oh. E va sempre più in alto! Sì, è vero! Guarda, bello! Sola. Boing! Va sempre più in alto! Ciao! Abbiamo trovato una macchinetta delle sorprese e Flop ha dato a me e a Sula una moneta ciascuno. Sula ha ricevuto il giochino d'argento che desiderava tanto, mentre io non ho ricevuto quell'arancione che volevo. Al suo posto ho ricevuto questo ed ero triste. Ma poi si è messo a rimbalzare molto in alto e ha anche aperto gli occhi ed è stata una sorpresa. A volte non si riceve la sorpresa che si desidera, ma resta comunque una sorpresa. Le sorprese a volte sono cose da Bing. Oh, Boing! Oh. Boing! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Stai bene, Bing? Sì!
bene. Le vertigini. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing sulla giostra giocherà. Mi gira tutto, Flop. Certo, è normale. Oh, è così. Ok. Di nuovo, Flop. Oh, sono un po' stordito. Oh, andiamo a giocare sul gira-gira, Flop. Oh, ok. Mi piace quando gira tutto. A me invece piace quando gira lentamente, perché se gira troppo mi vengono le vertigini e un po' di nausea. Puoi farmi girare, Flop, per favore? Bene. Mani ben strette? Certo! Gira, gira, gira! Ok, e ora... Vai! Più veloce, Flop! Più veloce! Più veloce di così questa giostra non può andare, Bing. Andiamo a quell'altra. No. Dobbiamo prima fermarci, Bing. Se rimani seduto, piano rallenta. Ecco. Andiamo. Oh, Flop, c'è Pando! Ciao, Bing! Ciao, Pando! E io! Ciao! Ciao, Flop! Ehi, Pando! Andiamo insieme sul gira-gira! Sì! Arrivo! Uno, due, giù! Vieni sul gira-gira con me, Pando! Oh, io adoro girare! Giri. Andiamo sul gira gira ora. Sì, al gira gira. Sì. Io spingo. Ok, Pando. Pronto? Sì. Ok. Tieniti forte, Bing. E ora vai. Più veloce, Pando. Non troppo veloce, Pando. Bing potrebbe sentirsi male. Stai bene, Bing? Sì, mi piace girare. Ti senti bene, Bing? Che ne dici di rallentare ora, Pando? Io voglio scendere adesso! Sì, Pando! Bing! Fermati! Pando, fermati! Ok. Questo non mi piace! Aspetta, Bing, aspetta! Sta seduto finché non si ferma. Ecco qua! Ora puoi scendere, Bing. Oh, il mio pancino! Oh. Oh, Bing, sei davvero molto buffo. Credo che abbiate un po' esagerato. Non mi piace per niente, Flop. Fammi passare le vertigini. Non credo di poterlo fare, Bing. Devi solo aspettare che le vertigini se ne vadano. Oh, io so cosa fare. Quando ho le vertigini, giro dall'altra parte. Faccio così. Oh. Io non voglio.
voglio girare un'altra volta. Bene, provaci, Bing. Potrebbe aiutarti a sentirti meglio. Ok. Tutto qua? Va meglio, Bing? Devi girare di più, Bing. Ok. Come va, Bing? Molto meglio, adesso non mi gira più la testa. Visto? Oh, bene. Ben fatto, padre. E buon per te, piccolo Bing. Ora tocca a me il gira-gira. Non mi piacevano le vertigini, Flop. Lo so, un po' di vertigini vanno bene, ma troppe vertigini ti fanno venire la nausea. Bing! Dai, vieni a spingermi sul gira-gira. Ok, Pando. Tieniti forte, Pando. Ciao, stavo giocando sul gira-gira e volevo andare veloce, sempre più veloce. Ma poi Pando mi ha girato troppo veloce e ho avuto troppe vertigini e mi è venuto quasi da vomitare. Allora Pando mi ha detto di fare questo. Vrum, vrum, vrum! Ed io ho girato tanto dall'altra parte. Oh, e mi sono sentito molto, molto meglio. Girare è divertente, ma troppe vertigini non sono divertenti. Provare le vertigini è una cosa da Bing. Ma non troppe, però. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Sta bene! La casetta. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing una casetta costruirà. Serve aiuto, Bing? Sì, grazie, Flop. Dove deve andare? Qui! Sulla mia casetta. Entra, Flop. È confortevole. Oh, sono Sula, Coco e Charlie. Aspetta, mi nascondo. Pronto? Sì! Ciao, Flop! Ciao, Coco! Ciao, Sula! Ciao, Charlie! Ti vedo pieno di energia! Non vedi l'ora di scendere dal passeggino! Dov'è Bing? Bing! Dove sei finito? Boom! Ah! Sono qui, nella mia casetta. Oh, posso entrare, Bing? Oh, è come il gioco dei tre porcellini. Mi piace tantissimo. Conosco quel gioco. Piccola Bing, piccola Bing, mi fai entrare? No, brutto lupo cattivo. Tu non puoi entrare. Allora, noi due soffieremo e sbufferemo e spazzeremo via la tua casetta. Non potete. Questa è una casetta di mattoni. Ed è molto, molto resistente. Oh, perché non giochiamo ai tre porcellini? Questa è un'ottima idea, Sula. Posso farlo io, il brutto lupo cattivo? Ok, Sula, andrai nella casetta di paglia. Vieni, Charlie. Ok, io andrò nella casetta di assi di legno. Io sono il brutto lupo cattivo. Devi essere più spaventoso di così, Bing. Così dovrebbe andare. Charlie. Anche Charlie vuole giocare con noi. Che cosa può fare? Charlie può stare lì, nella casetta di mattoni. Sì. Lo so. Questo è da lupo. È vero. Sì. Dammi, ti aiuto io. Sula, devi costruirti la casetta di paglia. Oh, sì! Sula, questa può essere una casetta di paglia. Oh, sì! Grazie, Flop! Piccola Sula, fammi entrare.
No, brutto lupo cattivo, tu non puoi entrare. Allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la tua casetta. Lupo cattivo sta venendo a prendermi. Aiutatemi. Vengo a prenderti, Sula. Svelta, piccola Sula, nella mia casetta di legno. Aiuto, piccola Coco, aiutami. Piccola Coco, piccola Sula, fatemi entrare. No, no. Lupo cattivo, non puoi entrare. Non puoi entrare. Allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la vostra casetta. Aiuto, lupo cattivo, ci stai inseguendo. Aiuto, il lupo cattivo sta per raggiungerci. Oh, tocca a noi, Charlie, andiamo. Nella casetta di mattoni. Sula! Ok, piccola Coco! Sta venendo a prenderci! È davvero spaventoso! Piccolo Charlie, piccola Coco, fatemi entrare! No! Brutto lupo cattivo, non puoi entrare! Allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la vostra casetta! Bing! È la casetta di mattoni, ricordi? Il lupo non può entrare in questa casetta, Bing! Ma io voglio entrare! No, brutto lupo cattivo! Tu non puoi entrare! Ma l'ho fatta io quella casetta! Bing! È il gioco! Per favore, fatemi entrare! No, brutto lupo cattivo! Tu non puoi entrare! Oh, ma questa è la mia casetta! Bing! Io non voglio più giocare a questo gioco. Perché no, Bing? Io non ho più voglia di fare il brutto lupo cattivo. Voglio stare con tutti quanti lì dentro. Oh, stavamo solo facendo il gioco, Bing. Ora nessuno può entrare nella casetta di mattoni. Scusami, Sula. Scusami, Coco. Io non... Non volevo rovinare il gioco. Beh, non preoccuparti, Bing. Non è grave. Costruiremo di nuovo la tua casetta. Ok. Sì, giochiamo di nuovo. Questa volta potrai entrare nella casetta di mattoni. Charlie vuole fare il brutto lupo cattivo. Sì, fa proprio dei veri versi da lupo. Ecco. Ora sei il brutto lupo cattivo, Charlie. Sembri davvero un lupacchiotto, Charlie. Fai un verso, Charlie. Così. Attenti, sta arrivando il lupo. Sta arrivando il lupo. Scappiamo. Abbiamo giocato al lupo cattivo. Ho soffiato sulla casetta di paglia e ho sbuffato sulla casetta di legno. Ma poi non sono potuto entrare in quella di mattoni perché io ero il brutto lupo cattivo. Ma l'avevo costruita io e non volevo restare fuori dalla casetta tutto solo. Così mi sono arrabbiato e ho buttato giù la casetta. E questo ha rovinato il gioco a tutti quanti. Se volete cambiare gioco, chiedetelo, perché magari qualcun altro vuole fare il brutto lupo cattivo. Costruire una casetta è una cosa da Bing. E tu non puoi entrare. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. I ghiaccioli. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing molto caldo sentirà. Oh, i lamponi! Tieni, provane uno, Bing. Grazie, Flop. Veramente deliziosi. La voglio riempire tutta quanta d'acqua. Puoi farla riempire più velocemente? Purtroppo non posso. Devi aspettare un po', Bing. È Gilly! Posso avere un ghiacciolo, Flop? Per favore. Certo.
Oggi è proprio tempo da ghiaccioli. Andiamo. Ciao, Gilly! Ciao, Bing! Ciao! Ciao, Flop! Ciao, Popsy! Allora, che ghiacciolo posso darti oggi, Bing, con questo caldo? Mm. Oh, all'arancia! Io lo adoro! Delizioso! Oh, com'è questo tutto verde? È un fantastico limone e menta! Oh. E questo qua è un bel ribes nero! Puoi darmi un ghiacciolo all'arancia, per favore, Gilly? Ottima scelta, Bing! Due ghiaccioli all'arancia, per favore! Eccoli qua! Oh. E non dimenticate di leccarli, altrimenti gocciolano! Va bene! Grazie, Gilly! Divertiti, Bing! Ci vediamo presto! Sicuro! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao, Popsy! Salve! Cosa prendete? Non si è ancora riempita, Flo! No, non ancora! Che ne dici di metterci qui all'ombra a mangiare i nostri ghiaccioli mentre aspettiamo? Ok! Oh! Più veloce, se no gocciola tutto. Ah, è vero. Cos'era? L'acqua ha fatto splash. Oh, l'ho sentito anch'io. Vediamo un po'. È Froggy. Benvenuta, Froggy. Froggy? Deve avere molto caldo, come noi. Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Oh, Flop, vedi, non le piace. Vuole uscire. Forza, Froggy, salta. Forse ha bisogno di aiuto. Oh, non preoccuparti, Froggy. Noi ti aiuteremo. Posso tirarla fuori? Buona idea, però appoggiamo questi ghiaccioli. Ecco qui, Froggy. Cerca di essere delicato, altrimenti Froggy può farsi male. Ok, andiamo, Froggy. È scappata via. Oh, è qua giù, Bing. Prova ancora. Piano, piano. Oh, sta scappando. Forse Froggy ha paura, Bing. Prova a rimanere fermo, immobile con il secchio. E vediamo se magari ci entra da sola. Sto fermo, immobile. Da questa parte, Froggy. Oh, eccola! Oh, guarda, Flop, è entrata nel secchio! Molto bene, Bing. Vieni, lascia che ti aiuti. Piano, piano. Ecco, mettiamo Froggy all'ombra. Piano. Vai, Froggy! Ecco fatto! Ciao, Froggy! Oh, ce l'ho fatta! Ho aiutato Froggy! Molto bene, piccolo Bing. E ora i ghiaccioli, Flop. Gnam, 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 gnam. I nostri ghiaccioli! Che è successo, Flop? Non c'è più niente. Sì, si sono sciolti, Bing. I ghiaccioli devono stare in un posto freddo. Mentre noi aiutavamo Froggy, il sole ha sciolto i ghiaccioli. Volevo tanto il mio ghiacciolo. Lo so. Anch'io volevo il mio. Possiamo prendere un altro ghiacciolo? Oh, non credo proprio, Bing. Gilly è andata via. Vediamo che cosa abbiamo in casa. Che ne dici di questi lamponi succosi? Oh, mi piacciono i lamponi, però non sono ghiacciati, Flo. Beh, ma abbiamo del ghiaccio, Bing. E i lamponi? Flop! Possiamo mischiarli insieme. Ottima idea! Frulli! Frulli, il frullatore, fa dei frullati straordinari. Fa dei frullati straordinari. Straordinari. I lamponi? Sì. Oh, molto bene. Gnam, gnam, gnam. Il ghiaccio ora, Flop. Ecco. Oh, diamo velocità massima. Meglio a bassa velocità, Bing. Ok. Pronti? Vai, 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 vai! Vai! Beh, sembra proprio ghiacciato e fruttato. Oh, una granita di lampone, gnam gnam gnam. Esattamente. Una granita di lampone per te
e una per me. Oh, posso andare a berla fuori in piscina, Flop? Buona idea, Bing. Io e Flop avevamo dei ghiaccioli. Poi Froggy è saltata nella piscina. Splash! E non riusciva ad uscire. Così l'ho aiutata con il mio secchio e l'ho rimessa nella sua casetta. Ma intanto i nostri ghiaccioli si erano tutti squagliati al sole. Allora abbiamo messo i lamponi con il ghiaccio dentro Frulli e abbiamo fatto una buonissima granita di lampone. Se avete preso un ghiacciolo, dovete finirlo in fretta, altrimenti gocciola tutto. I ghiaccioli sono una cosa da Bing. Oh, gnam gnam gnam. Vieni, Flop! Arrivo, Bing. Coco! Ciao, Bing. Ciao, Charlie. Ciao, Bing. Ciao, Bando. Ciao, Bando. Ciao, Bing. Oh, ciao, Sura. Qualcuno va di fretta. Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Il murale. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, Bing con Sula oggi dipingerà. Sula! Non si fa, non si può pitturare sui muri. È tutto a posto, Bing. Ho chiesto a Sula di aiutarmi a dipingere un bel murale su tutta la parete. Io sto dipingendo il cielo. Oh, si dipinge! Io sto facendo un albero, uno bello grosso. Oh. Vuoi darci una mano, Bing? Oh, sì, grazie, che bello. Io sto facendo il mio murale da questa parte e tu puoi fare il tuo lì. Tieni. Ecco. Allora, dove ti porterai il tuo pennello, piccolo Bing? Farò un arcobaleno. Che ne dici se sotto dipingo dell'erba, Sula? Ok, sì, lì sotto. Oh, attento, c'è molto giallo lì, Bing. Può gocciolare. Giallo, giallo su di me. Devo essere più in alto. C'è niente su cui puoi salire? Posso salire su quello sgabello? Certo. Eccolo, Bing. Ora puoi raggiungere il cielo. Oh, 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 fa attenzione. Bing. Fai così per non farlo gocciolare. Lo intingi e lo scoli. Ecco, niente gocce. Ehi, piccolo pasticcione, porta qui il pennello. Lo intingi. Lo intingo. E lo scoli. E lo scolo. Perfetto. Niente gocce. Credo che avremo un murale meraviglioso. Un albero con rami e foglie e un'esplosione di colori. Ora, quale colore, Bing? Rosso. No, Bing, devi usare il pennello rosso. Ma questo è quello rosso. Guardate, è arancione. Perché hai mischiato i colori? Bing, che ne dici di usare il pennello rosso? Così i colori non si mischieranno. È questo il pennello rosso. Ricorda, Bing, lo intingi. Lo intingo. E lo scoli. E lo scolo. Ecco, niente gocce. Bing! Il mio albero! L'hai pasticciato tutto, Bing! Scusa, Sula! No! Adesso è ancora peggio! Spostiamo qui il tuo sgabello, così non rischierai di pasticciare il lavoro di Sula. Ora verde. Oh, il verde
serve a me per le foglie. Ma a me serve il verde per l'arcobaleno. Bing, perché non dai a Sula quel pennello? Tu puoi prendere questo. Ok. Lo intingo e lo scolo. Oh, ancora sta sgocciolando. Tan, tan, ehi! Tan, tan, tan. Bing, hai rovinato il mio albero! Ops! Il tuo arcobaleno sta sgocciolando dappertutto. Flop! Il mio arcobaleno sta piovendo giù. Oh. Adesso è tutto un pasticcio. Oh, Sula, sembra che l'arcobaleno di Bing sia piovuto anche su di te. Oh. Andiamo a pulirci, d'accordo? Ok. Come mai è piovuto tutto giù, Flop? Secondo te, qual è il motivo? Oh, credo di non aver scolato bene il pennello. Sì. Così è sgocciolato tutto sull'albero di Sula. È gocciolante e pieno di colori. Scusami tanto, Sula. Non volevo sgocciolare sul tuo bell'albero. Ora è tutto macchiato e bleh. E pieno di colori. Oh, guardate! Da dove sono venuti tutti quei bellissimi fiori colorati? Dove sono? Io non vedo nessun fiore. Oh, io li vedo. Guarda, Sula, ho fatto dei fiori. Oh, sono carini! Voglio farne degli altri! Oh, dei fiori arcobaleno! È vero! Fiori arcobaleno! Ta-ta-da, ta-ta-da. Dopo di te, Amma! Grazie, Flop! Oh, guarda com'è bello il tuo albero, Sula. Mi piace tanto. Con dei bellissimi fiori arcobaleno. Oh. Sì, noi abbiamo dipinto un albero arcobaleno. È finito adesso? Sì, tutto finito. Molto bene, piccolo Ping. Molto bene, piccola Sula. Ciao, io e Sula abbiamo dipinto un murale. Io ho fatto un grande, grande arcobaleno su nel cielo e ho intinto il pennello nel barattolo di colore. Ma poi ho dimenticato di scolarlo. Così il mio arcobaleno ha cominciato a sgocciolare tutto sull'albero di Sula e questo l'ha fatta arrabbiare e io ero dispiaciuto. Ma, riguardando meglio, le mie mani avevano dipinto dei fiori. Così abbiamo fatto molti altri fiori ed è diventato meraviglioso! Dipingere un murale è una cosa da Bing! Fiori! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Nascondersi. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, Bing oggi con Flop giocherà. Mi sono nascosto! Vieni a cercarmi! Oh! Ma dov'è Bing? Bing! Ti ho fatto buh, Flop! Sì, l'ho sentito! Ancora! Ancora! Vieni a cercarmi, Flop! Ok! Bing! Oh, ma dove sarà andato? Questi cespugli sono molto ridanciani. Sei tu, Bing. Ti ho fatto buh di nuovo, Flop. Sei molto bravo a nasconderti. E tu sei bravo a trovarmi, Flop. Ho fame. Beh, andiamo a comprare un po' di frutta per fare una bella macedonia. Sì, andiamo al negozio di Paget. Ok. Evviva! Andiamo, Flop! Ah,
ok? Luce sì. Verde vuol dire vai, 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 vai! Prendiamo le mele, le pere e anche le arance. Certo. E prendiamo anche un ananas intero, Flo. Sicuro? Sì! Ciao, Paget! Ciao, dobbiamo Bing. Fare una grande Macedonia con le mele, le pere e le arance. E vogliamo anche un ananas intero. Bing, sembra buonissima. Mm. Ciao, Flop. Ciao, Paget. Ecco qua, Bing. Oh. Una bella e deliziosa mela. Mi sono nascosto. Vieni a cercarmi. Ma dove è andato, Bing? È dietro... Oh, no, non ne ho proprio idea. Beh, qui dietro non c'è. Io ero sicuro che fosse da queste parti. Ah, ti ho trovato! Mi hai fatto buh, Flop! Infatti! Ora mi aiuti a prendere le pere? Sì! Eccole lì! Grazie, Bing! Ora, che cos'altro manca? Le arance! Aspetta! Lascia che vi dia una mano! Grazie, Paget! Scusa, Paget! Oh, di niente! Ora li raccogliamo! Ecco, uno, due. Dimmi, Flop, che altro volevate prendere? Ma a quanto pare ci serve un ananas intero. Oh, sì, dovrei avere un ananas da qualche parte. Mi sono nascosto! Ciao, Paget. Ciao. Mi dai il giornale, per favore? Venite a cercarmi! Flop! Mi sono nascosto! Ed ecco qua. Grazie mille. Ciao. Arrivederci. Ciao. Bing. Ananas. Flop! Bing! Flop! Bing! Ma dove sei? Vieni a cercarmi! Sto arrivando, Bing. Flop! Bing! Flop! Oh, eccoti. Va tutto bene, Bing? Ho avuto paura, non riuscivo più a vederti. Anch'io non riuscivo più a vederti. Mi stavo nascondendo, ma poi la porta si è chiusa e non riuscivo più ad aprirla. E tu non venivi a cercarmi, Flop. Oh, non sapevo che fossi nascosto, Bing. Io non voglio più nascondermi. Lo so. Che ne dici di andare a casa e farci una bella macedonia di frutta? Ok. Oh, povero Bing. Andiamo. Ecco qua. Guarda, Bing. Mele, pere, arance... Oh, ma non abbiamo ancora trovato l'ananas. Sono sicura di averne da qualche parte. Ne hai visto qualcuno nel retro, Bing? No. Vogliamo andare a vedere? Flop, puoi venire con me? Certo. Ora mi domando dove li avrò messi. Eccoli! Ananas interi! Oh, sì! Oh. Si stavano nascondendo anche loro. Sì, e li abbiamo trovati. Molto bene, piccolo Bing. Un ananas intero. È quello che volevi. Mi stavo nascondendo e Flop mi stava cercando. Poi siamo andati al negozio di Paget e mi sono nascosto di nuovo. Ma Flop non mi veniva a cercare. E poi la porta si è chiusa e non riuscivo a vedere Flop e mi sono spaventato. Così ho chiamato Flop! Flop! E poi lui mi ha trovato. Ed eravamo proprio contenti. Se voglio che Flop mi venga a cercare, prima gli devo dire che vado a nascondermi.
Nascondersi è una cosa da Bing. Boo! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Il castello di sabbia. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing un castello di sabbia costruirà. Costruirò il mio castello di sabbia qui. Direi che è un ottimo posto. Ciao, Bing. Pando! Ciao, Flop. Ciao, Paget. Stiamo costruendo un castello di sabbia. Oh, posso aiutarvi? Una mano serve sempre. Avanti, Paget. Sì, d'accordo. Sì! Posso restare? Andiamo, Pando. Quello è un bellissimo camion, Pando. È Don, il camion del cantiere. Prima devi caricarlo e poi premere questo. E lui fa... Don è caduto. Sono convinta che vedrò un bellissimo castello di sabbia al mio ritorno. Ciao! Ciao, Paget! Io e Don prendiamo la sabbia. Grazie, Pando. Io riempio i secchielli. Facciamo il castello di sabbia più grande di sempre, Flop. Possiamo provarci. Sì! Arriva la sabbia! Oh, quanta sabbia! Bravo, Pando. Ne vado a prendere altra. Oh, guarda, questo è perfetto. Sì, è davvero perfetto. E adesso uno qui. Altra sabbia in arrivo. Oh, altra sabbia. Grazie, Pando. Devo prenderne ancora? Sì, ce ne serve tanta per un grande, grande castello di sabbia. Ok. Eccone un altro. Ecco. Coraggio. Ecco. Ora deve diventare alto così. Ok, proviamo. Bing, guarda quanta ne ho portata questa volta. Sì. Consegne di sabbia, bip bip. Pronti? Via! Ok. Guarda, Flop, è alto! Il più grande castello di sabbia di sempre! Sì, è vero, il più grande di tutti. Ora cosa gli serve? Che cosa hanno i castelli, Flop? Beh, ad esempio, un fossato. Cos'è un fossato? Un fossato? Ecco, è una specie di lunga e profonda buca che gira tutto intorno al castello per proteggerlo. Sì, un fossato! Facciamo un fossato! Ora ci servono le decorazioni. Decorazioni? Dunque, vediamo che cosa possiamo trovare. Oh, un bastoncino. Oh, il camion Don è finito nella buca. Sembra che il tuo fossato funzioni, Bing. Don è caduto nel fossato. Devo spostare la sabbia da questa parte? Ottima idea. Coraggio, Flop. Finiamolo. Andiamo, Don. Facciamo le decorazioni. Finito? No. Gli serve una cosa in cima. Una specie di... di cosa a spunta. Oh, una cosa a punta. Sì. Ecco una cosa a punta, Flop. Stiamo arrivando. Dov'è la chiave? Ecco fatto. Questa decorazione è molto da castello. Sì, è vero. Ah, la mia chiave. Pando. Il castello di sabbia. Forza, tirati su. L'avevamo finito. Era il nostro
nostro castello di sabbia più grande di sempre. Scusami, Bing, questa era la chiave del mio camion. Sì, però quella è la cosa a punta e l'avevo messa in cima. Adesso il mio castello è distrutto. Tu hai portato tantissima sabbia, Pando. E il tuo castello di sabbia è ancora qui, Bing. Dove? Qui. Dobbiamo soltanto costruirlo un'altra volta. Oh, vi posso aiutare? Donna anche un secchiello. Lo rifaremo in un attimo. Pronti? Su! Via, 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 via! Castello è ancora più grande di quello di prima. Sì! Presto, sta arrivando Paget. Ci servono le decorazioni. Tieni, Pando. Grazie. Ma non abbiamo una cosa a punta. Ce l'ho io una cosa a punta. Oh, ti ringrazio, Pando. Ecco, adesso è finito. Vedo un castello di sabbia. Paget, abbiamo fatto il castello di sabbia più grande di sempre. Ed è bellissimo. Facciamone un altro. Sì, facciamone un altro. Sì. Sì. Abbiamo fatto un castello di sabbia grande così. Ma la cosa a punta in cima apparteneva al camion donna. E quando ho fatto... Ed è caduto nel fossato. E il castello ha fatto... ed è crollato giù. Io mi sono arrabbiato, ma invece bastava soltanto costruirlo di nuovo. Così Pando mi ha aiutato e l'abbiamo fatto insieme. Super veloci! Costruire un castello di sabbia è una cosa da Bing. E ora è più grande che mai! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Pando! Ciao, Bing! Ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Ghiande, proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing nel parco con Sula giocherà. Io vedo con i miei occhietti qualcosa di colore rosso. È una foglia? Sì, è una foglia rossa. Molto bene, Sula. Tocca a me. Io vedo con i miei occhietti qualcosa di color... giallo! Le tue scarpe! Ma no, che dici? Sono dorate! Un albero con le foglie gialle! Sì! Guarda, Sula! Ne ho presa una! Perché le foglie sono di tanti colori, Flop? Perché è autunno e gli alberi si preparano per l'inverno. Oh, vedi, le foglie cambiano colore e cadono dai rami degli alberi. Ho preso anche una foglia autunnale. Dai, cerchiamo altre cose autunnali. Sì! Ne troverò un bel po'. Sì, anche io. Io vedo con i miei occhietti... questa è una cosa autunnale, Flop. Sì, Bing, lo è. Qualcosa di rotondo. È una ghianda. Sì. Sì, è una ghianda. Molto bene, Sula. Guarda, ce n'è un'altra. Le ghiande cadono dalle querce e si preparano per l'inverno. Guarda! Uno, due... tre! Ne sto trovando un sacco! Ne prendo una laggiù! Ok! Che cappello buffo che indossi, signora ghianda! Ce ne sono ancora! Ne ho trovate altre!
due, tre, quattro, cinque, sei ghiande. Guardo anche qui. Oh, ne hai viste altre, Bing? Non riesco a trovarne più. Guarda, laggiù! C'è un altro grande albero! Sì, andiamo a vedere! Dai, Flop! Vediamo se questa è una quercia! Flop! Eccomi, Bing! Ne ho trovata una! È un albero di quercia, Flop! Sì, esatto! Una, due, tre, quattro, cinque, sei! Ne abbiamo sei, Bing! Sì! Io ne ho trovato un'altra! Una, due, tre, quattro, cinque, sei! Ancora! Bing! Sto cercando la numero sette! Vieni, Bing! Eccone un'altra! Una, due, tre, quattro, cinque, sei! Sono ancora sei! Ghiande birichine! Non è possibile! Sembra proprio che alcune ghiande siano sparite. Ma dove sono finite, Flop? Che ne dite di cercare di scoprirlo? Su, nascondiamoci. Dietro quel cespuglio, giù. Ok, ora dobbiamo cercare di essere silenziosi. Ditemi, che cosa vedete? Non vedo proprio niente, Flop. Neanch'io. Non ancora. Aspettiamo un minuto e poi vediamo che cosa succede. Io vedo con i miei occhietti... Uno scoiattolo! Sta mangiando la nostra ghianda. Scoiattolo sfacciato. Guarda, ne sta mangiando un'altra. Non credo che questa la stia mangiando sola. Oh! Se la sta portando via! Perché? Osserviamolo ancora. Silenzio! Oh! Sta nascondendo la nostra ghianda! Secondo me ne vuole ancora. Sì, vuole tante, tantissime ghiande! Perché lo scoiattolo ne prende così tante, Flop? Forse le sta conservando per dopo, Bing. Oh, per l'inverno! Sì. Il signor scoiattolo si prepara per l'inverno. Esatto! Penso che dovremmo lasciare le ghiande nel parco. Sì, per far mangiare il signor scoiattolo. Sei molto bravo, piccolo Bing. E sei molto brava anche tu, Su. Ciao! Stavamo cercando le ghiande nel parco e abbiamo trovato una, due, tre, quattro, cinque, sei ghiande. Poi... ne abbiamo portate delle altre, ma erano sempre sei e non capivamo perché. Allora ho fatto, vedo con i miei occhietti, uno scoiattolo. Gli scoiattoli non contano le ghiande, loro le mangiano. Così abbiamo aiutato il signor scoiattolo a trovare le ghiande per l'inverno. Le ghiande sono una cosa da Bing. E anche da scoiattoli. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene! Scarpine a sonagli. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, insieme a Coco, oggi Bing ballerà. Oh, oh, questa l'adoro!
Dai, balla anche tu, Charlie. Sì, guardiamo Charlie ballare. Charlie! Sì! Balli benissimo, Charlie. Mm-hmm. A quanto vedo, Charlie camminerà presto. Oh, Charlie! Coraggio, Charlie! Camminerai presto! Oh, oh. Flop, quando camminerà Charlie? Non so dirtelo con esattezza, Bing, ma sembra che sia quasi pronto. Oh, questa è bellissima! Ancora, ancora! Qual è la prossima? Oh, questa! Sì! Adoro questa canzone! Attento, Charlie! Charlie! Ecco fatto! Una mia scarpina a sonaglie, Charlie! Oh, la posso vedere? Sì, guarda! Ma è troppo piccola per te, Bing! Già! Guarda, sono io con le mie scarpine a sonagli. Eri troppo carino, Bing. Che fine ha fatto l'altra? Non lo so. Qui dentro non c'è. Deve essersi nascosta. Cerchiamola. Scarpina a sonagli. Scarpina a sonagli. Scarpina a sonagli. No, Charlie, mi dispiace, non è questa. Questa scarpina l'abbiamo già trovata. Scarpina a sonagli. Ho trovato... È un calzino puzzolente. Scarpina a sonagli. Scarpina a sonagli. Ma dov'è finita? Trovata! Mettile, Bing. Una, due, scarpine a sonagli. Grazie, Coco. Sono così tenere. Hai i piedi troppo grandi. Sì. Tin tin tin. Guarda, Flop. Sei cresciuto, Bing. Sì, sono diventato grande. Guarda le mie scarpine a sonagli, Charlie. Posso provarle io? Solo per un minuto, Bing. Te le restituisco subito. Oh, ok. Anche tu hai i piedi troppo grandi, Coco. Infatti non le metto sui piedi. Guardate. Oh, le tue dita stanno camminando. Tin, tin, tin. Scarpine a sonagli. Guarda come sono buffe. Ora fallo tu, Bing. Va bene. Passo, passo, passettino. Facciamogliele provare, Bing. Oh, ottima idea. Ok. Cerca di restare fermo, Charlie. Gli stanno perfette. Coraggio, Charlie, balla. A Charlie piacciono le mie scarpine a sonagli. È vero, sembra anche a me. Flop! Charlie ha camminato! Charlie! Charlie ha camminato con le mie scarpine a sonagli! Bing! Le tue scarpine hanno fatto camminare Charlie! È vero! Brave scarpine! Sì! Hai camminato! Oh, Charlie! Hai camminato con le scarpe di Bing! Sei così dolce e tenero! Dovresti tenerle! Ma sono mie! Beh, non ti stanno più bene, Bing! E a Charlie piacciono davvero, davvero tanto! Ma sì, ma sono le mie scarpine a sonagli! Credo che a Charlie piacciono quelle scarpine a sonagli quasi quanto piacciono a te, Bing. Forse Charlie potrebbe giocarci solo per un pochino. Sì, solo per un po'. Aspetta, Charlie. Lascia che ti aiuti a rimetterti la scarpina. Bing vuole solo aiutarti, Charlie. Sì. Puoi tenere le mie scarpine a sonagli solo per un pochino, Charlie.
Ecco. Charlie ha detto grazie, Bing. Oh, mi chiedo se ora camminerà di nuovo. Su, coraggio, Charlie. Charlie! Bing, grazie, Charlie ha camminato Bing. Di nuovo. Se vuoi, puoi tenere tu le mie scarpine a sonagli. Ah, molto bene, piccolo Bing. Din don, din don, din 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 din. Ciao, ho trovato le mie vecchie scarpine a sonagli. Ma ora sono troppo piccole, perché io sono cresciuto. Così le ho fatte indossare a Charlie, però lui le voleva tenere. E questo mi ha fatto sentire strano, perché sono le mie scarpine a sonagli. Poi il piccolo Charlie ha camminato per la prima volta e noi eravamo tutti molto emozionati. Ho detto a Charlie che poteva tenere le mie scarpine, perché ora servono di più a lui. Scarpine a sonagli sono una cosa da Bing. E ora sono una cosa di Charlie. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno va di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Prendersi cura di Flop. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing di Flop si occuperà. Flop! Flop! Buongiorno, Bing. Che ne dici di fare colazione? Oh, sì, che bello, sì, grazie. Molto bene, Bing. Hai una voce strana, Flop. Non mi sento bene, Bing. Perché? Mi fa male la gola. Oh, povero Flop. Prenderò miele e limone, mi farà sentire meglio. Anch'io prendo miele e limone quando sono malato. Eh sì, infatti. Oh, una bella spremuta di limone. E un pochino di miele. Oh, posso prendermi io cura di te, Flop. Grazie, Bing. Vieni con me. Va bene, Bing. Devi stare sdraiato sul divano. Oh. Non preoccuparti, Flop. Io posso farti sentire meglio. Ecco, un cuscino. Oh, grazie, Bing. Oh, hai bisogno di una coperta. Ecco, ora stai al calduccio, Flop. In effetti, è anche troppo. Oh, non ti muovere. Push! Ecco Hopity. Lui è bravo a farti stare meglio. Oh, ciao, ciao Hopity. Il tuo mal di gola sta guarendo, Flop. Non ancora, ma... ma mi sento meglio. Hai ancora una voce strana, però. Il mio mal di gola non andrà via subito. Oh, so cosa fare. Hopity Whoosh e la lattuga solitaria. Vuoi che te lo legga, Bing? No, io devo leggerlo a te, perché io mi sto prendendo cura di te. Oh, sei adorabile, Bing. Oh, Hopity Whoosh e la lattuga solitaria. Hopity era profondamente addormentato. Oh, qualcuno sta piangendo. Allora, Hopity fece Whoosh! E guarda, Flop, questa è la lattuga. Flop, non mi stai ascoltando? No, ti sto ascoltando, Bing. Ti senti meglio adesso? Sì, un pochino meglio, perché mi piace molto la tua storia. Ecciù! Hai ancora bisogno di miele e limone, Flop. Te ne prenderò un po'. Ricordati, Bing, non toccare il bollitore. Potrebbe essere ancora caldo. Oh, ok. Lo preferirei con l'acqua fredda, per favore. Ah, acqua fredda.
Questo ti farà sentire meglio. Mm. Oh, la mia tazza pinguino. Mm-hmm. Puoi usare la mia tazza pinguino? Mm. Oh, grazie, Bing. Limone. E un po' di miele. Oh, ancora un po'. Bing! È quasi pronto, Flop! Ti porto anche una carota! Oh, ok! No! No! Trovata! È davvero una bella carota! Oh. La devo lavare, Flop! Oh, bravo! Ok! Tutto bene, Bing? Sì, sto arrivando! Ah, ok. Smettila di muoverti, carota! Stai ferma! Oh no! Cosa stai facendo, Bing? No! Ti stavo portando la tazza con il miele e il limone, ma poi mi è caduto tutto e... Oh, non preoccuparti, Bing. Non è una cosa grave. Avanti, laviamo quelle mani tanto appiccicose. Ti avevo preso una carota davvero buona, Flop. Ma certo, e mi hai fatto sentire molto, molto bene. Ma la tua voce è ancora strana, Flop. Lo so. E dimmi, quando ti sentirai meglio? Beh, non sarà proprio subito. Ma forse domani. Oh, ok. C'è una cosa che non mi hai ancora dato, Bing. Cosa, Flop? Ho qualcosa di cui ho proprio bisogno. Un abbraccio. Io sono bravo con gli abbracci, Flop. Sì, lo sei. Possiamo guardare la TV ora? Certo. Scegli tu, Flop. Molto bene, piccolo Bing. Flop non stava molto bene. Gli faceva tanto male la gola e parlava tutto. Povero Flop. Allora mi sono preso cura di lui con un cuscino, una coperta e oppiti. Ma poi il miele, la carota e il limone sono caduti a terra. Flop ha detto che voleva un abbraccio e quindi... ci siamo seduti sul divano insieme e abbiamo guardato Hoppity in TV. Prendersi cura di Flop è una cosa da Bing. Così ho aiutato Flop a sentirsi meglio. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Ciao, Sura! Qualcuno di fretta! Stai bene, Bing? Sì, va bene. Musica. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing musica farà. Allora, a quanto sento oggi avete una gran voglia di fare musica. Sì! Molto bene, Flop. Sì? Mi dai una mano, per favore? Ma certo, Amma. Tu resta qui ora. E adesso? Tutti in cerchio! Sì, tutti in cerchio! Wow. Facciamo musica! Allora... Chi è? Chi è pronto?
per fare musica! Sì! Io adoro fare musica! Comincio io! Ehi, birichini rumorosi, mettetevi seduti! Ecco, ora va meglio! Ok, pesca nella scatola, Flop! Certo! Questo è per... Bing! Oh. Guardate! Oh, io adoro lo xilofono! Sì! Xilofono! Mi piace quando fa dara 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 da! Dara 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 da! Chi è il prossimo, Amma? Io! Beh. Oh, io! Questo è per... Sola! Oh, un tamburello! Oh, me lo dai per un po'? Solo se tu mi dai in cambio lo xilofono. Ok. Va bene. E questo è? Tocca a me. Per Panda. Oh, un tamburo. Sì. Quello posso prenderlo io, Amma. Anch'io. No, 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 no. Prima tocca a Panda a suonarlo. No. Non preoccupatevi. Più tardi lo suonerete anche voi. Ok. Va bene? Facciamo un po' di musica. Coraggio con quel tamburello, Bing. Cia, 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 cia. Tamburello. Xilofono. Don, 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 don. Sì, tamburo. D'accordo. Ora fate cambio. Oh, a me piace tanto il tamburo. Bene. Oh, grazie. Ma toccava a me prendere il tamburo. Anche le maracas hanno un bel suono, Bing. Io volevo il tamburo. Tutti gli strumenti hanno un bel suono, Bing. E tutti insieme creano un suono meraviglioso. Sì! Ok! Tutti insieme! Tutti insieme! Sì! Tutti insieme! Bravi, tutti insieme! Siamo come una band! Sì! Che bello! Ok, stiamo andando benissimo! Ok, però adesso tocca a me, Sula! Non ancora, Bingo! Bingo! Bing. Scusami, Sula. Scusami tanto, non l'ho fatto apposta. Sì, è stato un incidente. Lo so che non l'hai fatto apposta, Bing. Puoi aggiustarlo, Amma? No, Sula. Bisognerà riportarlo al negozio. Così, per oggi, niente più tamburo. Bing, adesso non posso più suonare il tamburo. In cambio puoi prendere queste. Va bene. Grazie, Bing. Molto bene, piccolo Bing. Ricominciamo! Sì! Non possiamo suonare il tamburo. Ne sei sicuro, Bing? Che ne dici di questo? È soltanto una scatola, non è un tamburo. No? Come un tamburo. Ha un bel suono. Ha un'enorme gran cassa, guarda. Sì. Dom, 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 dom. Bing ha creato una gran cassa. Posso suonarla? Sì, possiamo farlo tutti. Anch'io. Vai, Amma. Vai, Amma. Boom, boom. È vero! Oggi ho
suonato insieme a Sule e Pando. E a Pando è capitato il tamburo, però lo volevo io. Poi il tamburo è toccato a Sula e io ho dovuto aspettare di nuovo. E non ero per niente contento. Così ho cercato di prenderlo. E ci sono caduto sopra e lui ha fatto... e si è tutto bucato. Mi è dispiaciuto tanto, così ho chiesto scusa. Poi ho creato un'enorme gran cassa ed era abbastanza grande per Sula, per Pando e per me. Tutti quanti insieme! Pom 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 pom, musica è una cosa da Bing! Boom boom boom! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Ippoti oppiti vush. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, Bing con Sula oggi vush farà. Oppiti vush. Sì. Vush. Anche la mia amica sa fare vush. Lei può essere ippoti. Ippoti. Ippoti e oppiti. Ciao, Ippoti! Ciao, Oppiti! Io sono molto brava a fare vush! Sta a vedere! Pronto? Ippoti! Oppiti! Vush! Ippoti, sei molto intelligente e molto brava a fare vush! Grazie! Ancora! Ippoti! Oppiti! Vush! Oppiti può andare ancora più in alto. Vush! Bing, devi stare attento. Va tutto bene. Oppiti è molto coraggioso. Anche Ippoti lo è. Ippoti, Oppiti, Vush! Oh no, Ippoti! Povera Ippoti. Tutto bene? Ascolta, Bing, tu e Oppiti, insegnate a Ippoti come si fa! Povera Ippoti! Vush! Sono i miei piccoli preferiti questi? Sì! Loro sono Oppiti e Ippoti! E facciamo Vush! Lo vedo! Guarda, Amma! Ippoti! Oppiti! Vush! Ippoti! Ippoti non è brava a fare vush come io e Oppiti. Forse ha solo bisogno di un po' più di pratica. Vieni giù! Ippoti, andiamo! Dai, scendi! Piccoli rumorosi! Dobbiamo prendere Ippoti! Ippoti! Eh sì, certo, è troppo in alto, non riuscite a prenderlo da soli. No! Puoi aiutarci, per favore, Amma? Certo che posso! Pronti? Sì! Vush! Vush! Oh, Ippoti! Grazie, Amma! Di niente, cara! Ippoti! Oppiti! Vush! Ehi, chi è venuto a prendere un buon caffè? Forse Oppiti vuole fare vush all'aperto. C'è molto spazio di fuori. Sì, e potrebbe volare in alto nel cielo. Oh sì. Andiamo, Sula. Vush. Ciao, Flo. Ciao, piccolo Bing. Io rimango qui. Ora devono volare in alto fino alla luna. Sì! Ippoti, Oppiti, Vush! Di nuovo! Devono essere davvero coraggiosi per arrivare fin lassù. Ippoti, Oppiti, Vush! Ippoti, Ippoti, dov'è finita Bing? Sula, ecco dove...
dov'è? Oh no! Scendi subito, Ippoti, per favore! Non penso che verrà giù da sola. Va tutto bene, Sula. Oppiti è bravo a salvare. Andiamo, Oppiti! Ippoti ha bisogno del tuo aiuto. Oppiti! Push! Oppiti, dai, scendi! Penso che non scenderà, purtroppo. Oppiti! Vieni giù! Chiamiamo Amma, lei sa che fare. Amma! Eccomi! Ma Sula, a loro non piacerà rimanere da soli. Piccoli, cos'è tutto questo rumore? Stavamo giocando ed era divertente. Sì, ma poi Ippoti è finita sull'albero. E Oppiti è andato su a prenderla. Ma si è incastrato anche lui. Beh, non è una cosa grave. Anche ai supereroi serve aiuto a volte. Proprio così. Ci aiuti a farli scendere dall'albero? Ti prego! Ma certo, lo farò. Ma prima ho bisogno del vostro aiuto. Venite con me. Tranquillo, Bing. Starò io con Oppiti. Va bene. Arrivo! Grazie. Grazie, Bing. Ok. Ora tenete la scala ben ferma, per favore. Oppiti, Amma sta arrivando. Come stanno? Bene? Certo che stanno bene, Bing. E mi dicono di non essere così preoccupati. Ecco, arriviamo! Whoosh! Ippoti! Grazie per averci aiutati, Amma! È stato un piacere, Sula! Grazie! Molto brava, Sula! E anche tu, piccolo Bing! E anche Amma! Grazie! Io e Sula giocavamo a Ippoti, Oppiti, Whoosh! Ma Ippoti è andata troppo in alto e si è incastrata su in cima tra i rami di un albero. E Oppiti è dovuto andare a salvarla, ma si è incastrato anche lui e non venivano più giù. Noi eravamo preoccupati, ma poi Flop e Amma ci hanno aiutato e loro sono tornati giù senza problemi. Se una cosa si è incastrata, devi solo chiedere aiuto. Chiedere aiuto? È una cosa da Bing. Mi raccomando, non incastrarti di nuovo, Oppiti. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Il soffio del drago. Proprio dietro l'angolo della nostra città, per Bing e Pando oggi freddo farà. Ok, pronto, Bing? Sì. Ci sei quasi. Ok, Pando. Ciao, Pando. Ciao, Bing. Ciao, Bing. Paget, Pando può venire a giocare? Ma certo. Sì! A più tardi. Ciao, Pando. Ciao. Oh, anche tu fai il vapore. Guarda. Sono un drago. E io sono un treno. Ciu, 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 ciu. Flop, Pando è venuto a giocare e io ho il soffio del drago. Guarda. Oh, se n'è andato. Vieni, Bing. Ciuf, 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 ciuf. Come mai non mi esce più il soffio del drago, Flop? Perché dentro casa fa caldo, Bing. Prova di nuovo fuori al freddo. Guarda, Pando. Ok. È tornato! Sì. Sono di nuovo un drago! Fa così freddo che il fiato di tutti si trasforma in una nuvoletta. State attenti al drago! Pando!
Ciup ciup! Ciup ciup! Adesso ti prendo! Il treno ti sta per prendere! Ciup ciup! Ciup ciup! Pando, guarda! Oh, che cos'è, Bing? Oh, è freddo come il ghiaccio. È congelato! Sì! È ghiacciato! È ghiacciato! Guarda che abbiamo trovato! È tutto ghiacciato! Toccalo, Flop! Ah, avete trovato un ghiacciolo! È bellissimo! Bellissimo! Le mie mani sono tutte ghiacciate, Flop! Anche le mie! Beh, che ne dite di una bella cioccolata calda per riscaldarvi un po'? Cioccolata calda! Sì! Sì! Bing! Sì? Ai ghiaccioli piace stare fuori. Non resterà ghiacciato a lungo qui dentro al caldo. Ma io lo voglio tenere. Beh, e se lo mettessimo nel congelatore? Oh, può fare un sonnellino con i suoi amici congelati. Notte notte, ghiacciolo. Oh, cioccolata calda. Un momento, è ancora troppo calda per poterla bere, Bing. Oh, quando la possiamo bere? Beh, dobbiamo lasciarla raffreddare un po'. Flop, le mie mani sono ancora fredde. Anche le mie. Oh, le mie invece no. Vieni, lascia che... Guarda, abbiamo fatto un panino con le mie mani, Flop. È vero, un panino tostato. Calde? Sì. Tocca a me! Panino tostato! Non vedo l'ora di assaggiarla! Bing! No! Ti sei scottato le dita! Vieni, raffreddiamole un po', così il dolore passerà! Mi bruciano tanto, Flop! Ci serve qualcosa di freddo per eliminare tutto quel caldo! Se prendiamo il ghiacciolo! Oh, ottima idea, Pando! Ecco, Bing! Tieni questo! Allora? È freddo! Si può bere adesso? Non ancora. Dobbiamo aspettare che la cioccolata si raffreddi ben bene. Adesso le dita ti bruciano un po' di meno, Bing? Sì. Molto bene, piccolo Bing. È bagnato. Quel ghiacciolo ha raffreddato il calore che avevi nella mano. Oh, possiamo mettere del ghiaccio nelle cioccolate calde? Certo. Sì. Ma è meglio prendere del ghiaccio pulito. Ecco. Cioccolata calda con ghiaccio. Guarda, Flop, il ghiaccio si sta rimpicciolendo. Si sta mischiando alla cioccolata calda. Oh, che bello! La possiamo bere? Vediamo. Adesso è perfetta. Buona. Buona? Buona. Il mio pancino ora è tutto caldo. Sì, Bing, anche il mio. Adesso possiamo tornare fuori, Flop. Certo. Ora che abbiamo del calore nei nostri pancini, non sentiremo più il freddo. Coraggio, Pando! Andiamo! Sì! Andiamo! Ciao! Faceva un gran freddo e io e Pando abbiamo trovato un ghiacciolo. Flop ha fatto la cioccolata calda, ma era troppo calda e mi sono scottato le dita. Ai! Così ho tenuto in mano il ghiacciolo, che ha portato via il caldo dalla mia mano. Abbiamo messo del ghiaccio anche nella nostra cioccolata. Così l'abbiamo potuta bere. Ed era squisi deliziosa. Quando una cosa è troppo calda e li metti dentro una cosa fredda, dopo un po' diventa perfetta. Caldo e freddo è una cosa da Bing. Non toccatela finché scotta. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Quel
Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Giocare con Charlie. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing con Charlie giocherà. Charlie! Charlie è qui! Oh, Flop, Charlie è arrivato! Davvero? Oh, hai preparato molti giochi, Bing. Sì, questo e questo e le mie macchinine. Ciao! Ciao, Flop! Allora io vado! A dopo! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, Charlie! Dai, Charlie, giochiamo con le mie macchinine. Prima facciamo scendere Charlie dal passeggino, Bing. Ok. Guarda, Charlie, giochiamo con le macchinine e poi anche con il puzzle di animali. E dopo possiamo leggere Hoppy the Whoosh e la lattuga solitaria. Guarda, Charlie. Oh, Charlie, quella non è una macchinina. Oh, no. Charlie, è pericoloso, attenzione. Questa padella non deve stare qui. Andiamo, Charlie, giochiamo con le macchinine. Oh, Charlie. Oh, magari Charlie vuole giocare con qualcos'altro, Bing. Oh, sì. Dai, Charlie, facciamo il mio puzzle di animali. Questo va qua e questo va qua. Ho fatto la parte più difficile. Ora tu devi mettere gli animali nei loro buchi. Guarda, questa è la mucca mu. Mu, mu. Va qui. Vedi? Tocca a te, Charlie. Charlie! Charlie batte le mani, Bing. Ma devi metterlo nel buco. Guarda, pecora. Beh, deve andare qua. Ti faccio vedere. Charlie, non è così che si fa. Non è una cosa grave, Bing. Vado a prenderlo. Leggiamo una storia. Oh, dov'è finito? Oh, eccoti. Hoppy the Whoosh e la lattuga solitaria. No, non morderlo, Charlie. Ascolta e basta. Voglio raccontarti una storia. Guarda, Hoppy the Whoosh è nella sua amaca. No, Charlie. Hoppy the Whoosh è nella sua amaca e dorme come un sasso. Poi sente piangere. Guarda, Charlie, questo è Hoppity. Qui era la lattuga che piangeva. Si sentiva così sola. Oh, Charlie, non abbiamo ancora finito di leggere la storia. Oh, preso. Ecco qua. Bene. Oh, dai, Charlie, prendi qua. Oh, attento, Bing. Charlie è troppo pesante da portare per te. E non penso che gli piaccia. No. Ma Flop, Charlie non gioca. Avevo preparato tutto. Sì, è vero. E lui non vuole giocare con nessun gioco. Charlie è molto piccolo, Bing. Ma ho preso i miei giochi più belli per giocare con lui. Lo so. Sono sicuro che c'è qualcosa che gli piace fare, Bing. Vediamo. Che stai facendo, Flop? Beh, sto facendo finta di essere Charlie. Perché? Per cercare di capire qual è il gioco che lui vuole fare. Ok. Anch'io sono piccolino. Charlie, 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 Charlie! Dove starà andando? Dai, seguiamolo.
Ok. Sono un piccolino. Sono piccolino, Flop. Piccolino. Charlie. Dove stai andando, Charlie? Oh. Vuole prendere le pentole. Hai ragione, Bing. Ecco qui, Charlie. Guarda, Charlie, puoi battere con questo. Mi piace. Proprio così. Tieni. Avanti, Charlie. Molto bene, piccolo Bing. Molto bene anche tu, Charlie. Ho preparato i miei giochi più belli perché Charlie doveva giocare con me. Ho preso il mio puzzle e le mie macchinine e il libro di Hoppy TV e della lattuga solitaria. Ma Charlie non voleva giocare con nessun gioco. Allora, io e Flop abbiamo finto di essere piccoli. Charlie, Charlie, Charlie! Abbiamo seguito Charlie e abbiamo capito che cosa voleva giocare, a suonare le pentole. E sapete una cosa? È stato un bel gioco. Giocare con Charlie è una cosa da Bing. Avanti, Charlie.